Queste sono le due sedie da mare che ho preso sempre da Mauris a un modico prezzo, costavano all'incirca 6 euro l'una. Così invece di portarmi lo zaino con gli asciugamani, che ad andare nel treno è pesante, io mi porterò la mia, e se mio figlio se la vuole portare, che si vuole sedere, si porta la sua, altrimenti la mia non gliela cedo. E sono molto leggere da trasportare, quindi anche se è rimasto un mese e qualcosa di estate, questi altri giorni che andremo al mare almeno staremo comodi. Sono molto carine, ne hanno mandata una arancione e una di questo azzurro turchese, una cosa del genere. Comode e anche un buon prezzo. Buongiorno, vi mostro le cose che ho comprato. Questo l'ho comprato da Pecco. Praticamente da qui è iniziato tutto. Questo qui va benissimo, sono dei piattini, delle ciotoline, ma questo qua va benissimo come porta saponette, quindi da qui mi è venuta l'idea di preparare, di cercare tutti gli accessori, porta spazzolini, questo qua per il sapone liquido e la brocca, perché in bagno c'ho anche quella famosa brocca con l'uva vicino. E questi qua li ho trovati da Tiger, il sito online di Tiger. Quindi sul sito online di Tiger, quando ho messo ceramiche a forma di limone, ho trovato la brocca. Questa costava tipo 5 euro, quindi pochissimo. Cioè, da Tiger questi tre oggetti li ho pagati veramente poco. Questo costava tipo 5 euro ed è una brocca. Questa la si può usare anche come portamestoli, ma anche come brocca vera e propria per farci una bella limonata dentro, non lo so, metterci una sangria, una bibita fresca per l'estate. Il portasapone, questo è un portasapone homemade. Dovete sapere che su Amazon il portasapone liquido a forma di limone costava tipo 80 euro, 79-80 euro. Io l'ho fatto da me. Questo qua che vedete è un vaso preso sempre sul sito di Tiger. Poi ci ho incollato, praticamente ho comprato un portasapone di plastica dai cinesi. Ho tagliato questo qua, il beccuccio di plastica, l'ho incollato sul vasetto con la colla a caldo e poi ecco qua. Ed ecco fatto, con la modica cifra di 2 euro, ecco fatto il mio dispenser per il sapone liquido. Quindi questo qua è un dispenser fai da te, ho risparmiato 78 euro, 76 euro. 2 euro, quello lì dai cinesi di plastica, l'ho pagato 2 euro, quindi alla fine 2 euro questo e 2 euro il dispenser di plastica da cui ho tagliato il beccuccio e ho preso l'erogatore, ho pagato 4 euro il tutto, alla faccia di Amazon che lo vendeva 79-80 euro. Poi la tazza, volevo un bicchiere a forma di limone appunto per fare il bicchiere porta spazzolini. Ho trovato la tazza costava 3 euro sempre sul sito di Tiger, e quindi ho preso la tazza e farò la tazza porta spazzolini che va bene uguale. E adesso andiamo ad aprire questo qua preso da Peppo. Questo l'ho pagato 6 euro, non costava tantissimo nemmeno questo, era l'ultimo. C'aveva questo qua a forma di limone e poi aveva quello a forma di papaya. Mi è piaciuto tantissimo questo a forma di limone. Ero indecisa se comprarlo o no, proprio perché volevo trasformare questo qua piccolo nel portasaponette, perché io trovo dei portasaponette, quelli là tutti bombati, anche se in ceramica, che non mi piacciono. Secondo me il piattino così portasaponette è bellissimo. Questo lo potete mettere anche nel forno a microonde e in lavastoviglie, perché appunto è come se fosse un piattino, una ciotolina. Poi c'è questo qua più grande, questo magari lo metterò in cucina come portamestoli, oppure non lo so, come svuotatasche su qualche mobile, come vassoietto. È molto molto carino. Poi ho preso su Temu e non mi è ancora arrivato un contenitore a forma di limone appunto, con il coperchio, perché farò il porta cotonfiocchi. Io al momento nel bagno
Ho quello là stile giungla, quindi con le foglie di mostera verde. Io appunto il portasaponette, l'erogatore del sapone liquido, il portaspazzolini e il contenitore col coperchio per i cotton fioc. Quelli non li butto, li conserverò, magari faccio un periodo dell'anno, metto questo a forma di limone, magari più estivo, un altro periodo dell'anno rimetto quelli là, non lo so, però tutto è partito da questo piattino che era l'ottimo portasaponette che cercavo. Io lo cercavo bianco, proprio così a forma di piattino, però questa forma di limone mi piace tantissimo, quindi 6 euro questi due qua da Pepco, 3 euro la tazza da Tiger, dal sito online di Tiger, 2 euro il vaso a forma di limone più 2 euro il portasapone liquido dal cinese da cui ho tagliato il beccuccio e ho preso l'erogatore, e 5 euro questa qua. E poi ho pagato 9 euro il contenitore, circa 10 euro ho pagato il contenitore, quello lì che ho preso su Temu con il coperchio, quindi facciamo, qui ho pagato 5, 10, 12, 18, con meno di 30 euro ho fatto tutto il set da bagno nuovo. Poi non lo so, magari se trovo anche qualche altra cosa che può fungere da porta spazzolino della tazza, prenderò anche quello, ma io già adesso il porta spazzolino ho uno diverso da com'è il set porta spazzolini, erogatore del sapone, porta saponette e porta cotton fioc, quindi anche se quello lì per quanto riguarda lo scopettino del water non prendo qualcosa a forma di limone perché non ci vado a mettere esattamente la brocca, va benissimo. Adesso vi faccio vedere come vado a sistemare il bagno. Logicamente appena arriverà il vasetto, quello là di Temu, lo aggiungerò a questa parte del video perché questo video lo vedrete fra circa 2 settimane. Penso che per allora il vasetto a forma di limone di Temu sarà già arrivato, quindi andrò ad aggiungere anche quello un pezzettino a questo video qua, quindi vi farò vedere anche quello lì, e poi vi farò vedere dove metterò quel vasetto là. Nel frattempo io mi vado a sistemare queste cose qua, perché appunto il porta cotton fioc può aspettare per il momento. Io mi comincio a sistemare queste cose qua mentre voi vedrete proprio il video completo, quindi vedrete la parte futura, quella che ancora non è arrivata del vasetto porta cotton fioc, l'andrò ad aggiungere poi adesso e voi vedrete tutto in un solo video, quindi andiamo a sistemare queste cosine. Tutto sotto sopra perché stavo pulendo ed è arrivato il corriere, è arrivato sia il pacco di Mauris, qui c'è un'altra cosa che ho comprato che adesso scarto e vi faccio vedere, e poi è arrivato anche il limone preso da Temu, il piattino più grande, ho fatto tipo un centrotavola con il potos all'interno, potos in idrocultura, eccolo qua. Qui ci andrò a mettere il cotton fioc, questo anche il cucchiaino, fatemi levare questo filo, anche il cucchiaino, questo è tipo una zuccheriera, un contenitore per le spezie, ma io ho intenzione di farlo diventare un porta cotton fioc, proprio il mio bagno a tema limone, come avete visto, come vedrete adesso. Il cucchiaino però è di plastica e ho pensato di tenermelo quando vado a mescolare o l'ennè o qualche impacco di erbe per i capelli, perché il mio cucchiaino di legno non so che fine abbia fatto e mi stavo arrangiando con i bastoncini, ho di plastico di legno, quindi userò questo. È molto carino, l'ho pagato 10 euro. Un po' caro se vogliamo dire, però è molto carino e per quello che devo fare, trasformarlo in un porta cotton fioc, andrà più che bene. Poi vi faccio vedere anche lui messo a dimora. Nel frattempo vi ho appoggiato un attimo e sono andata a spacchettare il pacco di Mauri. Ho preso queste due candele profumate,
Semplicemente perché per arrivare alla spesa minima per poter comprare online, che se non mi sbaglio è di 19 euro e qualcosa, avevo bisogno di un altro euro. Quindi ho scelto una cosa che costava poco e ho preso la prima cosa che mi è saltata agli occhi, che sono appunto queste due candele profumate al muschio bianco. Il profumo c'è, sembra un profumo un po' saponoso, però anche così, anche per metterlo, non so, nel cassetto, per profumare il cassetto, possono andare. E poi ho preso il barattolo, questo qua zucchero. Pensavo che fosse un po' più grandicello. Questo qua costava tipo 3,99 euro. Volevo prenderlo proprio quando sono andata lì a Napoli al negozio, ma non li aveva. Allora andiamo a vedere assieme. Eccolo qua. Sempre di ceramica, non è plastica ma è ceramica, con il tappo in legno, anche con la sua, come si chiama questa valvola, non lo so come si chiama, che serve per fare un effetto di sottovuoto. Ed eccolo qui, un po' piccolino, me l'aspettavo un po' più grande perché voglio affiancarlo a questo del caffè. Non ci fate caso che ho messo tutto qua che stavo pulendo. Stavo prendendo il mio angolino caffè, però se più o meno non è grande come quello del caffè, ma più o meno ci sta. Io voglio sempre comprare quello uguale a questo qua del caffè, con tutte le scritte come già avevo, e che uno dei miei bambini a quattro zampe mi ha buttato per terra distruggendolo. Non mi ricordo se era stato Dark, o se è stata Blissey, non me lo ricordo. Però per il momento, per arrangiare, questo può andare. Non ci andrà moltissimo zucchero, penso che un chilo di zucchero non entri. Io per il momento lo zucchero lo tengo qua sopra. Dello zucchero ne fa uso solo mio marito nel caffè, e ogni tanto si fa un latte con un po' di zucchero, oppure acqua e zucchero, queste cose qua. Io invece il tè lo bevo senza zucchero perché mi piace di più, e raramente io mi faccio un bicchiere d'acqua e zucchero proprio quando mi sento male, che mi gira la testa in rari casi, e lo tengo qua fra il sale fino e il sale grosso. Pensavo di utilizzare questo barattolo qua. Qua un chilo di zucchero ci entra benissimo, ma mio marito non lo mette mai il chilo di zucchero intero, perché essendo che lo usa lui lo zucchero, e lui l'ha detto allo zucchero, quindi lo riempie sempre a metà oppure poco, perché si pensa che facendo in questo modo consuma meno zucchero, assuma meno zucchero, e quello là quindi ci va benissimo la quantità di zucchero che mette di solito lui. Quindi questo qua, anche se non grandissimo, penso che un mezzo chilo di zucchero ci vada più che bene. Quindi nel frattempo che aspetto a quando potrò comprare questo qui l'avevo preso da Maison du Monde, però simile così vendono su Amazon, non proprio simile, ma più o meno grande, alto così, anche se un po' più stretto, quello per lo zucchero con tutte le scritte, tipo qui c'è scritto Coffee, Magical Dark, una sostanza nera, questo è scritto in inglese, ma volendo si trova anche in italiano. Non lo vendono bianco purtroppo il barattolo dello zucchero, simile a questo con tutte le scritte, ma mi sembra che è beigiolino, un color crema. Io così lo avevo, forse in qualche vecchio video si vede anche, poi me l'avevano distrutto i cani, uno di loro tirandolo a terra. E su Amazon ce l'hanno, io l'avevo comprato appunto su Amazon, ma costa qualcosa come 23-24 euro, anche no, per un barattolo mi sembra un po' esagerato. Quindi per il momento ho ripiegato, perché voglio fare un restyling del mio angolo caffè, che poi non è il mio angolo caffè, ma è l'angolo caffè di mio marito. Questo perlomeno è bianco, è di ceramica col tappo sempre in legno, con questa scritta zucchero. Ce l'avevano anche con la scritta caffè, ma io c'ho il mio barattolone caffè. Anche le tazzine su quelle di Maison du Monde che devo andare a lavare. E quindi per il momento mi arrangio con questo. Pensavo che fosse un po' più grande, però per il prezzo che costa, ma non costa neanche 4 euro interi, ma appunto costa 3,99 euro. Barattolo zucchero è 10 cm per 13, tappo in legno della Blissey,
in tavola ceramiche. E questo è tutto quello che ho. Si è sfocato. Perché si vede sfocato? Ancora sfocato, si è sfocato il video. Comunque, questa è tutta la roba che ho comprato da Mauris. Oggi è arrivata tutta tramite Poste Italiane. La scatola grande di Mauris l'ha consegnata un corriere col furgone, mentre il mio limone arrivato da Temu, l'ha consegnato il postino. Io stavo prendendo il pacco da vicino al cancello, si è fermato il postino, e mi ha dato anche il pacco più piccolo con, il limone di Temu. Eccolo qua, il mio bellissimo limone di Temu. Che poi è proprio carino, è proprio fatto bene. Cioè, devo dire che gli oggetti di Temu sono fatti molto molto bene.